Buongiorno, sono Luca Giberti, direttore commerciale dell'IMA Petroncini e oggi per questa puntata di Tech Taste sono qui con Gian Andrea Dubini, presidente e amministratore delegato della DM Caffè. Gian Andrea, puoi raccontarci un po' della tua azienda? Ciao Luca, sì, grazie. Come hai detto, rappresento la terza generazione della famiglia Dubini, proprietaria alla guida di Caffè DM, un'azienda nata a Padova nel 1927 ad opera di mio nonno Romeo. Poi gli è succeduto mio padre Giulio. Ora siamo due fratelli molto impegnati all'interno dell'azienda. Un'azienda familiare, ma con dimensioni da media azienda e con una visione internazionale. Esportiamo in 40 paesi, siamo molto focalizzati nel canale Horeca, perciò caffè in grani della miglior qualità. In questi ultimi anni abbiamo anche fatto un'acquisizione, abbiamo acquisito l'azienda Mocassirs, perciò cominciamo a essere un gruppo strutturato che fattura circa 30 milioni di euro nel canale Horeca. Il nostro punto di forza è la ricerca del miglior caffè per il nostro cliente, perciò cerchiamo di costruire delle miscele adatte ai clienti, siano essi italiani che stranieri. In questo siamo molto agevolati da una grande academy che abbiamo costruito qualche anno fa all'interno dell'azienda, dove facciamo ricerca, formazione e dove condividiamo con i nostri clienti tutto il nostro sapere, mettendoci al loro fianco per realizzare le loro miscele e riuscire ad accontentarli nelle loro esigenze. Gian Andrea, puoi raccontarci un po' quali sono le novità che presentate qui ad Host? Sì, certamente. Qui all'Host siamo felici di aver portato il nuovo marchio che è Torrefazione Dubini, una linea dedicata esclusivamente ai clienti dell'alta pasticceria e dell'alta ristorazione. Abbiamo creato tutta una linea che va da una miscela esclusiva e a prodotti di contorno e a merchandising esclusivi per una nicchia di clientela che riteniamo la migliore sul mercato in questo momento, perché sono persone, diciamo, quelli che stanno dietro alla pasticceria, all'alta ristorazione, abituati a mettere le mani in pasta, perciò fisicamente a trasformare il prodotto, che è quello che noi facciamo, e crediamo di avere un feeling particolare con questa nicchia di clientela, che è una nicchia molto qualificata e con cui condividiamo spesso anche molti valori che vanno oltre il lavoro, ma che sono i valori della famiglia. Noi siamo una famiglia, spesso dietro la pasticceria ci sono storie familiari importanti, perciò ci sentiamo a nostro agio con questa clientela e qui in fiera abbiamo portato questa miscela esclusiva che ci sta dando molta soddisfazione. Gian Andrea, posso dire che di strada ne avete fatta tanta. Mi ricordo ancora quando nel 2006 ero venuto nel vostro vecchio stabilimento per parlare del progetto della nuova fabbrica che avete. Puoi raccontarci un po' cosa vi ha spinto e perché ci avete dato la fiducia? Nel 2009 siamo partiti con due torrefattrici, classici silos di crudo e silos di tostato. Un impianto sicuramente efficiente, ma che è stato via via negli anni implementato. E devo dire che la bravura è stata quella di riuscire a comporre di anno in anno, di aggiungere degli ulteriori pezzi di impianto, ma l'impianto sembra fatto tutto insieme. E questo sicuramente è stato merito nostro, ma anche di IMA Petroncini, che ci ha aiutato a sfruttare gli spazi al meglio. Devo dire che il grande passo in avanti in termini di qualità l'abbiamo fatto qualche anno fa, poco prima 2018-2019, con l'inserimento di una selezionatrice ottica Kimbria, e questo ci ha dato veramente un boost importante per arrivare a fare un caffè volendo perfetto, perché puoi decidere che tipo di difetti eliminare all'interno del tuo verde. Poi negli anni, ancora dopo, abbiamo implementato ancora i trasporti pneumatici, li abbiamo resi più efficaci, con molte meno rotture, e devo dire che anche questo ci ha dato un boost sulla qualità, perché oggi al cliente dobbiamo proporre, soprattutto al grande cliente, un caffè che sembri e sia soprattutto perfetto. Sì, poi possiamo dire che tutti questi ampliamenti di impianto sono stati integrati col software di tracciabilità, perché l'azienda DM ha un software di tracciabilità dove appena entrano i crudi e vanno in pulizia riusciamo a tracciare tutte le fasi del prodotto, anche come il caffè è stato tostato, fino al confezionamento finale. E questo, anche questo, garantisce una grossa qualità e certezza di prodotto di qualità. Gian Andrea, grazie mille ancora per il tempo dedicato e ripeto che siamo molto fieri di collaborare con una bella azienda come la vostra.
Bene, adesso non ci rimane che bere un buon caffè. È sempre un gran bel prodotto. Grazie.